Il Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti il lunedì 7 agosto 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 14 di San Matteo, versetti 13-21. Continuiamo la nostra lettura e meditazione del libro di Bonhoeffer, Sequela. Grazia, scrive, grazia a buon mercato significa giustificazione del peccato e non del peccatore. Poiché la grazia fa tutto da sola, tutto può restare come prima. Il nostro agire è vano. Il mondo resta mondo e noi restiamo peccatori, anche quando viviamo la nostra vita nel modo migliore possibile. Questa mi sembra una sintesi, un'ulteriore sintesi ancora più bella. La grazia a buon mercato, che abbiamo visto ieri, significa giustificazione del peccato e non del peccatore. Ecco, questa è proprio la differenza sostanziale tra la grazia a buon mercato e la vera misericordia di Dio e la vera grazia, quella a caro prezzo. Ecco perché lui scrive che la grazia a buon mercato è la nemica mortale della nostra Chiesa. Per questo, perché giustifica il peccato. Mentre la misericordia di Dio condanna il peccato, ma giustifica il peccatore. Il peccatore che riconosce il suo peccato, lo detesta, lo confessa, se ne pente, si ripropone di non commetterlo più e chiede a Dio, attraverso la sua misericordia, di liberarlo, di perdonarlo da quel peccato. Capite? È una differenza sostanziale. Mai giustificare il peccato. Mai. Il peccato non può essere giustificato. Nel peccato non c'è niente di buono. Il peccato è male assoluto. E perché la grazia a buon mercato giustifica il peccato e non il peccatore? E perché la grazia fa tutto lei, fa tutto da sola,
E quindi tutto può restare come sempre, come prima. E quindi non conta, non ha nessun valore la partecipazione della mia libertà che dice voglio convertirmi. Non è richiesta. Non è richiesto un atto di responsabilità, un atto di corrispondenza, un atto d'amore. La grazia a buon mercato, di fatto, rinnega, toglie all'uomo la possibilità di amare veramente. Perché chi ama veramente si assume la responsabilità della sua scelta. E quindi lui dice, il nostro agire è vano. Vedete quello che abbiamo detto in questi, da ieri a oggi, no? Qualunque cosa tu faccia, non conta. Perché tanto la grazia fa tutto lei, perché tanto la grazia comunque è data a piene mani, perché tanto comunque Gesù ha già pagato tutto sulla croce, tutti i discorsi fatti ieri. Il mondo resta mondo e noi restiamo peccatori. E quindi a che cosa serve seguire Gesù? A che cosa serve essere cristiani? Che differenza c'è allora tra un cristiano e uno che non lo è? Tra un credente e uno che non lo è? Adesso sentite. Dunque, anche il cristiano viva come il mondo, si adegui in tutto adesso e non tenti neppure, se non vuol cadere, è una presa in giro, no? Se non vuol cadere nell'eresia del fanatismo, non tenti neppure di condurre nella grazia una vita diversa dalla vita del peccato. Quindi, la grazia a buon mercato, cosa dice al cristiano? Rinuncia di essere tale. Al cristiano dice, vivi come il mondo, adeguati a tutto quello che esso fa. Dialogare col mondo non vuol dire calpestare la propria identità cristiana. Questo non è dialogo. Nel dialogo ci vogliono due persone diverse, singolari. È fondamentale. Capite? Se mi metto lo specchio e comincio a parlare con la mia immagine nello specchio, c'è un problema, no? Non è un bel segnale. Il cristiano che vive come il mondo e che si adegua al mondo in tutto non mi sembra che sia quanto chiede Gesù nel Vangelo. Andate a leggere il capitolo 17 di San Giovanni, per esempio. E guai secondo i fautori, secondo la logica della grazia a buon mercato, guai se tenti di vivere una vita diversa dalla vita del peccato, perché se tu lo fai vieni accusato di fanatismo. Se questo era vero al tempo di Bonhoeffer, oggi lo è ancora di più. Oggi, se uno si impegna anche minimamente a condurre una vita cristiana, è una colpa imperdonabile.
ma perché vuoi fare il diverso? Ma tu che ti credi di essere? Ma non lo fa nessuno perché lo devi fare tu? Ma come sei esagerato? Ho chiesto a Tizio, caro Sempronio, e nessuno fa come te. Perché tu devi fare così? Come se la massa, come se la compagnia di altri determinasse la bontà o meno di un atto, di una scelta. Ma non ha importanza se sono l'unico a farla. San Tommaso Moro era l'unico a fare la scelta che ha fatto. L'unico insieme a pochissimi altri. Ma rispetto alla maggioranza erano veramente proprio pochissime persone. Eppure lui l'ha fatta. Dicendo, vi ricordate che ve l'ho letto, dicendo non posso andare contro la mia coscienza. Non posso fare una cosa che so essere peccato. E quello era un peccato. Ma se lo fai, sei un fanatico. E questo è una condanna, perché lui parla di eresia del fanatismo, no? Sì, si è visti come eretici. Come eretici, come gente che... Che uno la guarda e dice non lo fa nessuno, perché lo devono fare loro, perché lo deve fare lui, non lo fa nessuno, nessuno vive così. Ma che bisogno c'è di esagerare? Non può fare come fanno tutti e così evitiamo problemi. Certo, viviamo nel compromesso col mondo, anzi nell'adeguamento totale alla logica del mondo, e quindi i problemi non ce ne saranno mai. Ma la vita cristiana non è assenza di problemi. Diventare cristiani non vuol dire entrare in una beauty farm, capite? Quindi ecco, vedete, sentite, si guardi dall'infierire contro la grazia, dall'oltraggiare questa grande grazia a buon mercato, dall'instaurare una nuova soggezione alla lettera, nel tentativo di condurre una vita obbediente sotto i comandamenti di Gesù Cristo. Guai! Guai a fare una roba del genere! Guai! Guai! Guai a infierire, guai ad attaccare, guai a combattere la grazia a buon mercato. Perché se lo fai, tu sei un fanatico che vuole instaurare una soggezione alla lettera. Cioè, a dire, come dire, no? Tu vuoi per te stesso, per gli altri che hai attorno, che con i quali parli, i tuoi amici, quello che è, tu li vuoi sottoporre a un legalismo, no? A un'osservanza sterile, farisaica della legge, che non va allo spirito della legge, ma va alla lettera. Se poi dici, ma io vorrei condurre una vita obbediente ai comandamenti di Gesù Cristo, questo sembra essere oggi un peccato imperdonabile. I soli termini obbediente e comandamenti, perché se sei obbediente alla logica del mondo e se sei obbediente al pensiero degli uomini, ai capricci degli uomini, al potere infausto degli uomini, va bene. Se sei obbediente al regime, va bene, di qualunque genere e specie sia, va bene. Ma se tu vuoi essere obbediente ai comandamenti di Gesù Cristo, questo non va bene. Certo, perché la grazia a buon mercato, abbiamo visto, in realtà non è una grazia.
È tutto all'infuori che la grazia di Dio. Il mondo, scrive, è giustificato per grazia. Perciò, a motivo della serietà di questa grazia, per non opporsi a questa insostituibile grazia, il cristiano viva come il resto del mondo. Tu devi vivere come vivono tutti. Perché il mondo è giustificato dalla grazia. Il mondo è già salvato. Tutti siamo già salvati. Gesù ha già pagato tutto sulla croce, lui. Quindi mangiamo, beviamo, dormiamo e giochiamo e divertiamoci. Perché tanto è stato fatto tutto. Guai ad opporsi. Guai a fare una cosa diversa, perché sennò tu ti opponi alla grazia di Dio. Alla grazia buon mercato, si intende. Certo, scrive Bonhoeffer, certo gli farebbe piacere fare qualcosa di straordinario. Due punti. Non farlo. E l'essere costretto invece a vivere come il mondo è indubbiamente per lui la rinuncia più pesante. Ma egli, sentite che parole, ma egli deve fare questa rinuncia, rinnegare se stesso, non distinguersi con la propria vita dal mondo. Deve permettere alla grazia di essere realmente grazia, in modo da non turbare la fede del mondo in questa grazia buon mercato. Mamma mia. Parole di fuoco, eh? Queste sono parole di fuoco. Ogni parola è un fuoco. Allora, di fatto però, dice Bonhoeffer, a ciascuno di noi piace fare qualcosa di straordinario. Cioè, uno non vuole sciogliersi nell'indistinto, non vuole risolvere la sua vita nel così fan tutti. Uno dice, ma io, vabbè, ok, ma io cosa lascio ai miei figli? Che cosa lascio alle persone che verranno dopo? A che cosa è servita la mia vita? Il mio essere cristiano, ma che senso ha avuto allora? La grazia a buon mercato ti dice non farlo, non devi fare niente di straordinario. Guai anche solo a pensarlo. Non devi neanche pensare queste cose. Non devi neanche pensare che ci sia un oltre. Assolutamente. Tu non devi pensare che possa, non devi pensare, non devi neanche dirlo a nessuno, che gli uomini possono avere una vita straordinaria, che possono fare cose straordinarie, che possono distinguersi, no? Guai. Guai, tu devi vivere come vive il mondo. E questa, ed è verissimo, questa è la rinuncia più pesante per ogni uomo. Sì, hai la contropartita di dire, vabbè, ma se fai così stai tranquillo, non esiste più peccato, quindi qualunque cosa tu faccia va bene. E quindi è questo, no, che alla fine è questa la droga che ci viene data. Non devi rinnegare te stesso, assolutamente. E nessuno, e chi vive così non si accorge che sta andando contro il Vangelo. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La grazia buon mercato ti dice no, tu non ti devi rinnegare. La grazia buon mercato è anticristica, è antievangelica. Tu non ti devi rinnegare, tu non devi rinunciare, cioè, o meglio, tu devi rinunciare allo straordinario. Non ti devi distinguere
con la tua vita dal mondo. Anche qui, guai. La grazia a buon mercato ti dice guai distinguerti dagli altri. Tu devi fare come fanno tutti. Perché vuoi essere diverso? Perché vuoi fare la prima donna? Perché non ti accontenti di fare come fanno tutti? Poi, sapete, no? C'è questo mantra. Dobbiamo camminare tutti con lo stesso passo, avere tutti lo stesso respiro. Io domando, dobbiamo anche deglutire tutti insieme? No, perché veramente, ma questo è un incubo. Avete mai visto qualcuno camminare con lo stesso passo? Avete mai visto qualcuno, avete mai visto delle persone camminare con lo stesso passo e avere lo stesso respiro? Quando si va a fare una gita in montagna, quando... Io no. O meglio, sì, io ho in mente gente che cammina con lo stesso passo e probabilmente fa lo stesso respiro e gira la testa allo stesso modo, nello stesso tempo, verso la stessa direzione. Ma a me viene in mente qualcosa nella storia di passato di molto brutto se penso a questo. Mi vengono in mente scene che io non ho mai visto, scene di repertorio, di filmati che non sono molto lontani da noi e che non hanno lasciato un bel segno nella storia, anzi. È terribile. Perché se tu ti distingui, ma è ovvio che uno si distingua, ma per forza, perché ogni essere umano è distinto dall'altro. Dio ci ha fatti tutti unici, siamo distinti per forza, per necessità, per natura. Ma come si può uniformare le persone? Sotto il medesimo pensiero, il medesimo sentire, il medesimo... Ma siamo diversi. Siamo esseri singolari. E quindi venga, ben venga che tu ti distingui. San Luigi Orione si è distinto dagli altri sacerdoti, San Francesco si è distinto da tutti gli altri frati, San Giovanni della Croce si è distinto e come da tutti gli altri frati che aveva intorno, Santa Teresa d'Avila, altro che distinguersi. Quindi non crediamo mai, quando si dice no, sì, tu fai questa cosa, qualunque essa sia, tu fai questa cosa per essere diverso dagli altri. E sì, certo lo sono, che scoperta, io sono diverso dagli altri. Se tu fai questa cosa, non fai come fa la comunità. Ma la comunità è un insieme di cloni? No, cerchiamo di capirci. La comunità è un insieme di plagiati, di manipolati mentalmente, è un insieme di invertebrati. Ma che cos'è la comunità? La comunità è fatta da persone totalmente diverse, una diversa dall'altra, uniche in tutto quello che sono, che fanno, che sentono e che pensano. La grandezza della comunità è che queste persone così radicalmente diverse stanno insieme e partecipano della loro diversità uno all'altro, non che diventano tutti la stessa cosa. E poi questa stessa cosa che cos'è? Uniformarsi al pensiero vigente, al pensiero dominante, no? E certo. Cioè vivere in uno stato di regime. Il regime che cosa vuole? Tutti uguali, tutti con lo stesso colore, tutti che portano le stesse scarpe,
tutti che vestono lo stesso modo. Deve permettere alla grazia di essere realmente grazia, in modo da non turbare la fede del mondo in questa grazia a buon mercato. Guai! Oggi questo è un altro mantra. Guai a turbare. Guai a turbare la fede del mondo. Guai. Non bisogna in nessun modo essere una contraddizione. Essere un motivo di confronto. Guai. Dobbiamo sempre solo dire sì. Eh no. Eh no. No, no. Il cristiano, a partire da Gesù Cristo, è per natura un turbamento per la fede e per lo spirito del mondo, perché è opposto al mondo e al suo principe, che è il diavolo. Quindi non può non essere un turbamento il cristiano. Turba il mondo, lo spirito del mondo, la fede del mondo, questa grazia a buon mercato, e perché la grazia è costata il sangue del Figlio di Dio. Altro che buon mercato. E il cristiano, scrive Bonhoeffer, nella sua mondanità, in questa necessaria rinuncia che deve compiere per amore del mondo, eh sì, perché capite, se tu vuoi essere accettato, no? Se tu vuoi essere riconosciuto, estimato, devi fare questa rinuncia. Devi rinunciare a te stesso nel modo più brutto possibile. Devi rinunciare di essere ciò che sei. Gesù non ci chiede di rinunciare a noi stessi in questo senso. Quando dice che vuol venire a me rinneghi se stesso, non vuol dire che tu devi prendere la tua singolarità, la tua unicità, prenderla e buttarla nel fosso. No, 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 tutt'altro. Vuol dire che tu devi rinunciare all'amor proprio. Tu devi rinunciare al peccato, devi rinunciare a ciò che ti separa da Dio. Ma Dio fa fiorire ogni uomo che si affida a Lui. Mentre il mondo ti chiede di rinunciare a ciò che di più bello porti dentro di te, all'unicità che ti ha dato Dio. Quindi, questa necessaria rinuncia, che di fatto finché non la fai, tu sei fuori. Sei fuori. C'è poco da fare. E noi lo capiamo bene, eh? Noi lo sappiamo bene, lo sentiamo interiormente, che dobbiamo fare questo salto. Se vogliamo vivere tranquilli, se vogliamo non avere problemi, se vogliamo avere dei bei posti al sole, se vogliamo avere del potere, noi dobbiamo rinunciare alla nostra straordinarietà. Ovviamente il mondo non te lo dirà mai, anzi. Però tu prova a vivere secondo il tuo essere straordinario, cioè unico. Vedi cosa succede. E i cristiani, in questa necessaria rinuncia che deve compiere per amore del mondo, certo, perché di fatto ci viene sempre detto questo, per amore, lo devi fare per amore, ma per amore di chi? Ma per amore di cosa? Per amore del mondo, anzi, guardate, Bonhoeffer in queste due paginette, Bonhoeffer è di un tagliente, di un ironico tagliente incredibile, che deve compiere per amore del mondo, anzi, si corregge, per amore della grazia stessa. Non del mondo, guai, nessuno dice questa cosa, per amore della grazia, per amore di Dio, lo diremmo. Allora, il cristiano, sua mondanità, in questa necessaria rinuncia che deve compiere per amore del mondo, anzi della grazia stessa, può stare tranquillo e sicuro,
nel possesso di questa grazia che opera tutto da sola. Quindi una volta che tu hai fatto la rinuncia alla tua unicità, alla tua straordinarietà, alla tua singolarità, al tuo distinguerti, cioè praticamente una volta che ti sei ucciso, di fatto, puoi stare tranquillo e sicuro, perché poi fa tutto la grazia, questa grazia falsa a buon mercato. Dunque, sentite bene, il cristiano non deve preoccuparsi di porsi nella sequela di Gesù, ma si rassicuri al pensiero della grazia. Lasciamo perdere la sequela. Vivi nella grazia. È grazia a buon mercato, sentite, perché è giustificazione del peccato, ma non del peccatore penitente, che si stacca dal peccato e si converte. Non è remissione dei peccati capace di separarci dal peccato. La grazia a buon mercato è quella che abbiamo verso noi stessi. Bonhoeffer si sta concentrando molto su questo primo paragrafo perché è importantissimo, lo capite, no? È chiara, chiara questa cosa. Qui si gioca tutto, eh? Su questo tema si gioca tutto. Se chiariamo questo tema, abbiamo chiarito tutto. Qui ne va della nostra vita eterna. Cioè, deve essere chiara questa distinzione, questa, tutta questa precisazione che lui sta facendo sulla grazia a buon mercato è fondamentale. Dovremmo leggerla, rileggerla, rileggerla, rileggerla e meditarla bene, perché guardate, è fondamentale questo tema. Quindi, lui dice, quindi il cristiano non deve porsi, non deve preoccuparsi di porsi alla sequela di Gesù, perché tanto c'è la grazia a buon mercato, fa tutto lei. La grazia a buon mercato, l'ha detto prima, adesso lo ripete, è giustificazione del peccato e non si interessa minimamente del peccatore penitente che vuole staccarsi dal peccato e si vuole convertire. Quindi, ma cosa ti viene a confessare a fare? Ma perché ti devi confessare di frequente? Ma non c'è bisogno. Ma sì, ma fai un segno di croce, di un'Ave Maria, va bene tutto. Gesù ha già assolto tutto e tutti. Questa è la grazia a buon mercato, che giustifica il peccato, ma non te, peccatore penitente. La grazia a buon mercato toglie al peccatore penitente che si vuole convertire e si vuole staccare dal peccato, toglie la speranza di poterlo fare. La grazia a buon mercato non ha alcun interesse per l'uomo. Questo è il dramma. Non gli interessa niente di te. Interessa solo sdoganare il peccato. Giustificarlo, dice Bonhoeffer. Non gli interessa niente di accompagnare un uomo, una donna nel suo cammino di conversione. Nel suo cammino di penitenza. Non interessa. Interessa solo di giustificare il peccato. Questo non è peccato, quello non è peccato, quello non è più peccato. Questo non è peccato perché tanto ormai questo era peccato ma adesso non lo è più. Quell'altro sì, magari può essere un peccato, però non esageriamo. Adesso non vediamo il peccato da tutte le parti. Non è la grazia a buon mercato, non è remissione dei peccati capace di separarci dal peccato. Alla grazia a buon mercato non interessa assolverti dal peccato. Non interessa separarti dal peccato. Non interessa. Alla grazia a buon mercato va benissimo che tu viva nel peccato. Mi fermo qui, perché domani sentirete. Domani è
Se oggi è stata forte, domani vedrete. Domani veramente scrive cose in tre righe che vi leggerò domani, nelle prime tre righe che vi leggerò domani. No, ma dobbiamo ringraziare Dio, veramente, credetemi. Io lo ringrazio profondamente. Dobbiamo ringraziare Dio per averci donato un teologo così bravo, veramente, un teologo così bravo, perché ha scritto dei testi meravigliosi che ci fanno un bene incredibile. Io credo che già da queste due meditazioni ciascuno di noi, se vuole, può raccogliere delle intuizioni, delle indicazioni preziosissime per la sua vita e per la vita degli altri. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.